Amici di bla bla bla, ci siamo spostati da Napoli a Roma, un grande locale veramente, il Flapper, oltretutto è un'amica mia, la chiamo a nome, Aurora. Aurora è bravissima, la conosco da anni e quindi io questa sera voglio anticipare il festeggiamento del 40 anni di bla 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 e ho deciso di farlo a Roma. Questo è un locale tipo Parigi, io spesso sto a Parigi, quindi grazie a lei che mi ha dato questa possibilità di venire con le mie telecamere a festeggiare i miei 40 anni con un sacco di personaggi, quindi mi anticipiamo qualcuno, ma noi è meglio dire di no, vero? No, è una sorpresa, è una sorpresa. E niente, io questa sera vorrei cedere il microfono a lei che è bravissima. Lei ha lavorato su Canale 5, Rete 4, Italia 1, quindi. Però io vorrei salutare la mia conduttrice Roberta Marzullo che ci sta seguendo. Roberta, per problemi di voce, quindi un problema di abbassamento di voce, capita, perché lei canta e non è presente, quindi abita un posto di freddo. Ho deciso di farti dare il microfono, quindi so che sei bravissima. Amici di bla bla bla, e ne vedete di bella dopo, everybody want you lead together. Buonasera Fraperini e Fraperini! In braccio, dai, ladies and gentlemen, la contessina Altieri. Thank you.
Bentornati qui sul divano del Flapper Cabaret. È per me un onore avere il microfono di Bla Bla TV, oh, dell'universo Bla Bla TV. Da Canale 5 Italia 1 mi ritrovo qui con voi e per me è un onore sapere che Gianni Testa ha scelto il Flapper Cabaret per festeggiare i 40 anni di televisione. E per me è un onore avere lei, la contessina Altieri. Amore mio. Ma allora, Monica, nel vero nome, è la contessina Altieri, è una performer di danza aerea, quindi si esibisce sul cerchio. Purtroppo non è molto alto il soffitto del Flapper Cabaret, quindi con i tessuti ha un pochino di adattarsi. Monica, oltre ad essere una ballerina di danza aerea molto molto brava, e io dico comunque ho il meglio, è stata l'assistente di Silvan. Quindi io voglio chiederle, dopo aver scritto anche, tu l'hai citato anche nel tuo libro, il tuo libro che si chiama? Quello che sento è magia. Quello che senti è magia, e magia è anche quello che noi sentiamo ogni volta che ti vediamo, perché tu esprimi la tua magia, la tua arte, e si percepisce, si vede. Voi non l'avete visto, ma adesso Bla Bla TV vi farà vedere un pezzetto anche del suo spettacolo, giusto per incuriosirvi, in modo che il 9 giugno vedrete un pochino di più, vero Gianni? Vedrete molto di più. Però adesso vogliamo conoscerla un pochino e sapere, dato che a noi piace curiosare, com'era lavorare con Silvan. Ho iniziato la mia carriera artistica con lui, con il grande Silvan. Sì, è stata un'esperienza meravigliosa, straordinaria. Ho lavorato con lui 13 anni, ho imparato veramente tanto da un artista così meraviglioso, un genio, nel suo lavoro veramente un genio. E poi ecco, ho avuto una bimba. Non ho più lavorato con lui dopo Sara, dopo la mia bimba, e ho iniziato a studiare danza aerea e ho scoperto questa grandissima passione per la danza aerea. Ho scoperto quanto è bello la bellezza dell'andare in alto, del salire, del vedere il mondo dall'alto, e mi sono trovata bene, non sono più scesa, infatti qui sto sempre in aria. Ci piacciono, no, le ragazze che comunque hanno la testa per aria, ma tu ce l'hai solamente quando fai lo spettacolo, perché altrimenti sei una ragazza invece con i piedi ben saldi a terra. Però riprendendo un pochino il discorso di Silvan, tu nei tuoi spettacoli un po' di magia le introduci sempre. Sì, mi è rimasta nel cuore questa cosa della magia, infatti come se fosse una punteggiatura in un discorso, metto nel mio numero qualche piccolo numero di magia perché ce l'ho nel cuore ormai, come se fosse veramente una punteggiatura in un discorso d'amore. Thank you.
Satan, now why don't you stop your hesitating? You're gonna be a long time dead, so the devil with the devil, says I. You're always giving me the dickens, telling me that life's no easy pickings. But just as long as I have fun, why the devil with the devil, says I. You can have your social teas and bingo for your fun, but the things I like to do, you stop me one by one. Even if you make me stronger, that ain't gonna make me live no longer. So even if I go to the devil with the devil, says I. Look out for the devil, look out for the devil. Oh, the devil with the devil, says I. Eccoci qui con una mora mozzafiato. Io quando l'ho vista me ne sono innamorata, e a me piacciono i maschietti, però l'amore è una forma così ampia che non ha limiti, e quando si vede lei performare è un qualcosa di divino, unico, una sensualità, perché diciamolo, il burlesque è un qualcosa che parte da dentro. Io dico sempre alle mie allieve che ogni donna ha la propria sensualità ed ognuna deve esprimerla in una maniera particolare. Lei ha abbracciato quest'arte da pochissimo ed è bravissima, stratosferica. Quindi Madame Sazerac, io voglio sapere, com'è nata la tua passione per il burlesque? E innanzitutto grazie, sono veramente commossa da queste bellissime parole, e volevo anche dire che in effetti è raro trovare una persona che ti accolga così calorosamente e con tanta fiducia come te al Flapper, e in generale l'atmosfera qui tra i gestori e le altre performer è veramente inimitabile, secondo me. C'è un calore, c'è una solidarietà che è unica. Come è iniziata questa cosa del burlesque? Semplicemente sulla scorta di una necessità di esprimere una creatività e anche una parte di erotismo, sensualità che faceva appunto, che era nella mia personalità, ma che fino a quel momento non aveva trovato sbocco. E il burlesque ha creato questa cornice perfetta in cui mi sono ambientata, devo dire, appunto, come dicevi tu, abbastanza velocemente. Perché i tuoi studi, tu sei laureata, cioè come quasi tutte, lo devo dire, ho fortuna, quasi tutte le artiste del Flapper Cabaret, quindi non è vero che io, citando il mio amato programma La Pupa e il Secchione, devo dire che comunque non è vero che una secchiona, questo lo posso dire perché ne sono uscite poi modelle, secchione, modelle, allieve, non è vero che non esprimono questa sensualità, questa femminilità, perché ognuna di noi, quindi mi dai ragione, ognuna di noi ha una sensualità che deve tirar fuori, e tu l'hai fatto, tu hai creato degli act che sono solamente tuoi, quindi un tuo stile inimitabile. Tu hai iniziato da quanti anni?
Un paio d'anni. Sì. Diciamo che il suo act fantastico che vedrete il 9 giugno qui, sempre perché tu omaggerai gli spettatori di Bla Bla TV per i 40 anni di Bla Bla TV, quel Flapper Cabaret, il 9 giugno. Tu farai questo act bellissimo del diavolo, che è una diavoletta, che è un qualcosa di particolare che io non ho visto. A cosa ti sei ispirata? Eri molto incazzata facendo quell'act, oppure? Guarda, in realtà lo possiamo considerare una metafora di una donna completamente, diciamo, vestita, forse anche un po', come dire, casta, un po' oppressa da questi costumi, nel senso metaforico e letterale, che a poco si libera e viene fuori un diavolo, quindi un'entità tentatrice e provocatoria, e quindi niente, sì, non dico di più perché sennò poi rovino la sorpresa. No, perché altrimenti chi vuole vedere tutto lo spettacolo completo può venire qui al Flapper Cabaret e guardare quando ci sei anche in programmazione, perché gli spettacoli li potete vedere sul sito del Flapper Cabaret, www.flappercabaret.it, ma naturalmente anche il nostro amato Gianni Testa farà uscire questa piccola scrittina per ricordare del Flapper. Ma tu ci sarai il 9 giugno, certo, qui con noi, quindi quali saranno gli act che tu hai deciso di portare? Ce le vuoi svelare o sarà una sorpresa? Io credo che sia il caso di creare un po' di pathos, di fare questa sorpresa ai telespettatori e soprattutto a quelli che verranno qui al Flapper e che aspettiamo veramente con ansia. E il pathos ci piace, io che amo l'arte, mi piace, pathos dato da Scopas, poi, arte greca, ammazza, mi sono rifatta, guarda, un pochino, allora gli studi servono. Buonasera, io amo il pubblico di Bla Bla. Grazie. E anche Gianni Testa. La chanson de la reine, della chanson française, The Little Nightingale, La Piaf. Andrea, com'è stata questa tua esperienza? Perché oggi ti sei esibito per la prima volta sul palcoscenico del Flapper Cabaret, perché abbiamo voluto introdurre questo piccolo accenno per ricordare la serata del 9 giugno
quando festeggeremo i 40 anni di bla bla TV. 40 anni, cioè tu sei pure giovane, 40 ce ne hai 20, quanti anni hai? 28. Ah, te li porti bene, sembri proprio piccolino. Ecco, la danza infatti fa benissimo. Magari sei un ragazzino. Raccontami un po' di te, dato che non ti conosco. Com'è nato il tuo amore per la danza? Allora, in primis, grazie per l'accoglienza. È un posto magnifico dove ci sono persone magnifiche ad accogliere gli ospiti. Quindi questo vale tanto, sia per chi viene a passare una bella serata, sia per noi artisti che portiamo qui la nostra arte. La mia passione nasce da sempre, insomma, sin da piccolino la musica creava in me una reazione che i ballerini, ma gli artisti in generale, possono comprendere. È qualcosa di che non si può spiegare a parole. E poi anche una passione di famiglia, perché mia mamma è una ballerina, ha una scuola di danza. Prendiamo pure tua mamma allora. E mia sorella è una ballerina. Ammazzo tutta la famiglia, io mi sono fatto il cast nuovo. Amore, adesso mi lasci il numero qua, prendiamo tutta la famiglia. Il papà cosa fa? No, il papà subisce. È l'unico che non fa niente. È l'unico che subisce, diciamo, da tutti noi questa passione. Ci guarderà dall'altra parte della TV. Fai poi, certo, ma guarderà il programma, così ci dirà poi se siamo andati bene oppure no. Quindi il papà poi sarà il giudice indiscusso del programma. Quindi tu hai iniziato a che età? Allora, ho iniziato, diciamo, 3 anni? A 3 anni, sì. Seguivo mia mamma nelle sue lezioni. Poi dopo un po' ho scelto di fare questo nella vita perché era la mia passione più grande. Quindi. Sì, infatti questa qua è sempre, quando segui le passioni è sempre una fregatura. Io da 11 anni che sto chiusa qua dentro, amore, per seguire questa passione. Non mi sono sposata, sono rimasta zitella. Non c'ho... Nemmeno il gatto più mi è rimasto, quindi sì. Figurati. Però poi, quindi quando vedo una passione così grande che esprime questa voglia, questa gioia, questo desiderio, non posso non essere felice e vedere un palcoscenico con degli artisti che amano fare ciò che hanno deciso nella vita, per me è il valore più grande. E tu questa sera ci hai regalato proprio questo. Guarda che luna, guarda che mare. Questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché peccato.
Serata di Bla Bla TV del 9 giugno, ricordiamolo, perché avremo tantissimi ospiti, tantissimi attori, giornalisti, tutti gli artisti più amati da voi che seguite Bla Bla TV da 40 anni, noi li avremo qui al Flapper Cabaret e soprattutto sul palco ci sarai tu, e per me questo è un onore, perché al Flapper Cabaret avere un artista di talento come te è veramente... Mi fai commuovere. Eh sì, commuoviti amore. Intervistato ed hai lavorato con grandissimi artisti e qualcuno non c'è più, certo, quindi bravo. Noi abbiamo citato Bruno Oliviero, che per me è stato per me lui è stato il mio maestro, è lui che mi ha scoperto tantissimi anni fa, con lui ho fatto il calendario, avevamo preparato pure un altro e poi Bruno non ci sta più, quindi adesso per citarne uno, ma tanti purtroppo non ci sono, anche chi abbiamo Ciccio, citato, abbiamo citato il Gilda, quindi abbiamo dedicato a Ciccio Nizzo, che era un mio carissimo amico. Bonicia, quindi dedichiamolo, insomma, 40 anni di TV, di Bla loro, Bla TV, dobbiamo dedicarlo anche a loro che si trovano su, senz'altro ci vedono, e faremo una targa anche per loro. Ci faremo pure un trinchettino pure per loro. Ci faremo anche dei nomi che io ricordo dedicato a loro, alla memoria, va bene? Questo mi piace tantissimo. Mi è venuto in mente in questo momento. Ma io lo sapevo, perché il tuo cuore è grande, quindi per me è un onore averti intervistato, che mi hai ceduto lo scettro. Lo scettro che tu hai scelto di festeggiare 40 anni della tua amata Bla Bla TV, e io so che cosa vuol dire portare avanti comunque qualcosa di tuo, che è un progetto tuo. Tu hai scelto il Flapper Cabaret per il 9 giugno per festeggiare 40 anni, che sono veramente tanti. Ci saranno un sacco di artisti. Ma noi faremo anche i 50, faremo anche i 60, Gianni, perché io ti voglio bene. Quindi vi aspettiamo qui per festeggiare questo super mega compleanno con amore, passione e professionalità. Ok, grazie. Amici di Bla Bla Bla, è tutto dal Flapper di Roma, e ne vedrete delle belle alla prossima puntata. Everybody, want you together. Take me home.